parco, come si chiama sto parco qua, che l'ho incontrata qui ad Ariano, che ci viene a fare lei ad Ariano Film Festival? Bella domanda. Bella domanda. No, intanto facciamolo a vacanza, lei è in vacanza, diciamo la verità. Perché no? La considero una bella vacanza. Ma quest'anno lei, dopo aver portato Piero della Francesca, mi pare qua... Le pare bene. No, dopo aver portato Piero della Francesca, non ho capito come ha fatto a fare una cosa particolare, un documentario su un noto poeta, eccetera, che si chiama Dante. E come ha fatto a incontrare questo poeta? Come ha fatto a incontrare questo poeta? È difficile che nella vita un italiano non incontri Dante, quindi a Dante prima o poi tocca a tutti. Quindi quest'anno poi in modo particolare, perché Dante sta compiendo il miracolo della seconda unificazione dell'Italia. Quindi perché non avrei dovuto incontrare Dante? Lei dove l'ha incontrato Dante? Quasi tutti i giorni. Ma... quasi quando dico che Dante è sulla bocca di tutti. Dante, parliamo ancora dopo 700 anni la sua lingua. Lei, Alessandro Perrella, che ovviamente fa la regia, ma lei fa anche, mi pare, doppiaggio, fa un sacco di cose. Mi piace molto la considerazione che ho di me stesso, è che io faccio cinema. Ah, e cinema. Il cinema è composto da tantissime cose. Comunque, cinema è composto da un sacco di cose. È composto dai macchinisti, dagli autori, da quelli che girano la manovella. Le faccio una controdomanda. Dica. Sa dirmi perché una troupe cinematografica è composta di così tanto personale specializzato? Perché di per sé stesso è un'equipe quasi scientificamente parlando esatta. E come mai il pubblico alla fine considera solo gli attori che vede su una pellicola? Questa è la povertà della non giusta comunicazione. Qui stiamo divagando da Dante, ma lo faccio molto volentieri. Perché è un'equipe quasi scientificamente esatta? Perché ogni persona, ogni singolo membro di una troupe ha una specifica responsabilità. Ecco, io ho notato, almeno per quelle poche volte che ho fatto alcune cose per il cinema, ho notato che praticamente alle ore 10 si fa una cosa, 10 e un quarto se ne fa subito un'altra, alle 11 ce ne sono altre tre cose che cambiano praticamente. Tutto può darsi, ma questa è la bravura dell'organizzatore generale, di chi fa i piani di lavorazione, perché c'è una scientificità anche nelle riprese, nel prevedere, nel prevenire le riprese, nel prepararle poi. Fare un documentario comunque... Tu hai sempre fatto documentari su grandi personaggi della storia, praticamente, no? Beh, io devo fare una chiarificazione. Io vengo... la mia storia viene dal montaggio, poi dal centro sperimentale, poi al centro sperimentale ero così presuntuoso, convinto di poter fare l'attore, poi invece mi sono accorto che sto molto meglio e più comodo per quello che sono le mie congenialità dietro la macchina da presa, e quindi ho messo da parte tutte quelle veleità di attore e mi sono messo a fare il regista con assoluto più successo, decisamente. Quindi ho cominciato con il cinema, perché no, è importante. Ho fatto un film, anche se del genere horror, che ha vinto un Fanta Festival in Italia, il secondo premio europeo, si chiama Hell's Fever, voglio dire febbre infernale, non è cosa da poco. Poi ho fatto altri tre film, due come produttore e un altro come produttore in regia, e ho diretto un signore che si chiama Robert Englund, il protagonista di Nightmare, insomma, no? Kruger, come lo chiamavano? Freddy Krueger, no? Sì. Quindi l'ho portato in Italia, abbiamo girato questo film dove la critica veramente mi ha trattato molto, ma molto bene, e poi in qualche modo ho pensato che la mia strada,
doveva imboccare una certa mia congenialità che era verso l'arte. E così ho cominciato a tratteggiare e a raccontare storie di grandi personaggi. Allora, Dante, che cosa, cioè, come ha studiato Dante? Cioè, a parte la scuola, cioè, per fare un documentario su Dante, come l'ha studiato? Cosa sono le cose che sei andato a cercare di più? Allora, è un discorso, merita una narrazione un po' più precisa, che è così. La Cineteca di Bologna, che è una delle 10 cineteche più importanti del mondo, ha restaurato un film che si chiama Inferno 1911, ossia ha preso questo film, girato in tanti formati, con tante velocità di ripresa. Qui entreremo in un discorso tecnico, se sarà necessario lo facciamo, altrimenti superiamo. E questo film mi ha incaricato, ho avuto l'onore e il privilegio di editarlo, di sonorizzarlo, perché il film è del 1911, non c'era il sonoro, è muto questo film nella sua nascita, e poi hanno reputato opportuno metterci un sonoro. Quindi ho scritto tutto l'Inferno, proprio come scrittura, io e mia moglie, che è una docente, e lo abbiamo doppiato, abbiamo fatto tutti i rumori, abbiamo fatto tutte le musiche di questo film, e la prima mondiale di questo film avverrà ad Arezzo il 10 di ottobre del 2021, e ho l'onore, veramente un grande onore, aprono per questo evento il Teatro Petrarca, altro nome importante, non è vero? Della storia, ad Arezzo, questo ad Arezzo. Dante sulla bocca di tutti, come dicevo prima, perché ancora oggi noi quasi ogni 10 minuti, 5 minuti, non oso contare il tempo, parliamo con la lingua di Dante. Cosa fatta a Capua, quindi datti da fare. Amor che nulla amato amar perdona. Chi può perdonare l'amore se non lo conosce? Insomma, parliamoci chiaro. Ancora lo diciamo oggi. Certo. È meraviglioso. Anzi, forse lo dicono anche molte persone che neanche conoscono Dante. È proprio così. Ormai Dante ha... Oppure lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciato questo prima dell'Antinferno, quando ha la porta grande, quindi c'è grande, possono entrare tutti. A me Dante mi ha detto in un'intervista che gli ho fatto un po' di tempo, non tantissimo tempo fa, ma comunque, ho detto, ma chi manderesti all'inferno? Lui ha detto tutti. Io mi ripeto, perché ce lo siamo detti fuori dall'intervista. Cito Oscar Wilde che dice: mi piacerebbe molto l'atmosfera del paradiso, ma per compagni vorrei tutti quelli che stanno all'inferno. Certo, perché è più goliardica. È vita. All'inferno ci vanno solo quelli che fanno vita. Vabbè, pazienza. Ma noi abbiamo avuto questa fortuna di incontrare Dante, quindi è bene così. Ma tu l'hai incontrato solo sui libri? Cioè, nel senso, a volte si leggono delle cose, poi ti entrano in qualche modo nella testa. E poi quando cominci a rileggerle, vengono fuori, almeno a me personalmente, vengono fuori delle cose anche diverse rispetto a quello che è stata magari la mia prima lettura di un... Ognuno di noi ha un percorso assolutamente individuale. Io Dante l'ho incontrato tramite gli eroi del Risorgimento italiano. Questi signori, da Mazzini in giù, a Foscolo, avevano bisogno di un'immagine nazionale, e quindi proprio in virtù di Dante hanno dato corso alla loro parte unificatrice dell'Italia, in nome di questa lingua italiana che Dante ha fatto. Erano molto incazzati con Lorenzo il Magnifico, perché solo lui avrebbe potuto fare all'epoca, avrebbe avuto la forza di fare all'epoca l'unificazione d'Italia. Ma che cosa vuoi? Lorenzo pensò bene invece di andarsi a prendere il Vaticano facendo eleggere suo figlio Leone X Papa. Quindi l'Italia ha portato moltissimo ritardo tramite questi eroi del Risorgimento, che e grazie però anche a Dante hanno fatto l'unità d'Italia. Allora, quello che farai ad Ariano Film Festival è questo
documentario, ovviamente, ma ne hai aggiunto un altro documentario molto bello, che è oltretutto di tema completamente diverso. Dunque, stiamo parlando di una cosa veramente che mi emoziona molto, perché poi ne parliamo, però volevo ancora concludere una cosa su Dante, è molto importante, perché entra in questo documentario che ho fatto, c'entra anche Ariano su Dante. Pensa un po', dice come. Ma perché è venuto qua Dante? No, no, però ha parlato di un evento storico che è avvenuto anche qui, ma che è la famosa battaglia di Benevento, di Manfredi, figlio di Federico II. E la battaglia di Benevento è una battaglia talmente decisiva per le sorti italiane. Perché da Lucera, tutto il sud, no? Ha attraversato Ariano e c'è stata una grossa battaglia con i soldati di Carlo d'Angiò. Ad Ariano c'è una discesa che si chiama Via della Carnale, il che significa, lascia presupporre, una carneficina. E questa carneficina l'hanno fatta i due eserciti, Carlo d'Angiò e l'esercito di Manfredi, prima che Manfredi arrivasse a Benevento. Poi, alla vittoria finale di Carlo d'Angiò, questo re donò ad Ariano le tre famose sacre spine che si celebrano ad Ariano Irpino. Che la via della Carnale è la strada, praticamente, è una discesa del massacro, ma è la discesa della cattedrale, a fianco della cattedrale. Gli arianesi la sanno, quindi. Ma quelli che non sono di Ariano, quando sentono dire Via della Carnale, dicono: ma che cosa è? Ho colto l'occasione per dare questa grossa spiegazione che molti probabilmente non sanno. Quindi io stesso non lo sapevo, quindi, poi non è mica vietato non sapere una cosa, però bisogna che si abbia l'umiltà di saperla ascoltare e imparare. Certo. Beh, possiamo parlare un attimo anche del secondo. Il secondo che ti emoziona tanto, cortometraggio. Come fai a sapere che mi emoziona tanto? Come fai? Che ti emoziona. Sento le frasi a volte in giro, ascolto. Ascolto. È il mio difetto, è quello anche di ascoltare. Il giornalista questo deve fare, ascoltare. E questa cosa parte da molto lontano, Enzo, perché sai, gli anni più importanti della propria vita sono quelli dell'adolescenza, dove si lascia l'infanzia, si entra nell'adolescenza, si entra nella vita. La vita è fatta di tutto, di gioia, ansia, peccati, peccati veniali. L'infanzia fa sempre dei peccati veniali. Ma in buona fede. Appunto, bravo. E qui ci sono state le prime avventure di pensiero amoroso. Qui c'è stato: ma cosa voglio fare da grande? Non così posto in modo razionale, ma molto irrazionale. E questo cortometraggio nasce da un bellissimo, si fa per dire, all'epoca fu molto drammatico, da un ultimissimo giorno di scuola. E io andavo a scuola non più di 200 metri da qui. E questo che sto per dire lo dico con estremo orgoglio. Mio padre non era arianese, noi siamo di importazione, di emigrazione arianese. Veniva da una famiglia molto povera, perciò politicamente non poteva essere altro che comunista. E di conseguenza io ero il figlio del comunista. L'ultimo adesso giorno, non ci stanno più i comunisti. Non c'è neanche ragione di essere che certo. Ci siano, voglio dire, insomma, no, ci certo. Sono altre cose, altre esigenze. A quell'epoca era così. No, lo so. E lo ci so. Fu quest'ultimo giorno di scuola, la cui insegnante era una sorella di un sacerdote arianese, immagino, non lo so, Don Nicola Liscio, immagino che non ci sia più, era il parroco della tua chiesa di San Giovanni. Di San Giovanni. E ovviamente lei era la sorella del prete
sembra un titolo di un film, e io ero il figlio del comunista. A fianco a me, come compagno di banco, c'era una persona a me molto cara. Non siamo mai stati amici, ma molto cara per quello che ha rappresentato, che sto per arrivare. Con pazienza ci arrivo, che si chiama Elio Fiorello, e domani credo di averlo, l'ho invitato, perché parte un po' da lui questa cosa. E è stato sempre uno sfortunatissimo compagno di banco mio, perché non c'è stato santissimo giorno di scuola che io non gli abbia rubato un morso del suo panino. Signori, tanta era la fame, credetemi. Ogni santo giorno, e perfino l'ultimo giorno, ho dato un morso clandestino al suo panino. Se ne è accorto, si è arrabbiato, e io per, come ti prego, non dire niente, e gli ho dato uno scappellotto visto dalla insegnante, la quale mi ha messo 7 in condotto, e sono stato bocciato nonostante l'intervento del mio maestro. Era insegnante Nino Luciano. Nino Luciano è stato il mio maestro, non insegnante, perché che cos'è il maestro, signori? Il maestro è quello che dà, quello che dona senza volere niente in cambio. Quello è il maestro. Nino Luciano, il mio maestro, mi disse, lottò, non ci riuscì, fui bocciato con 7 in condotto, tutti 8, 9, 10, non ci voleva molto a studiare delle stupidaggini dell'epoca. E mi disse, te ne devi andare, questo paese non è per te. Mi donò un libro di un famoso sociologo, Danilo Dolci, era un antesignano. Quindi questo alle superiori è stato? Era la seconda, il secondo avviamento agrario. Agrario. Perché volevano che io andassi a zappare la terra, ahimè, scusate, non ci siete riusciti. Vabbè, però insomma, comunque vedo che Ariano nei tempi e nei secoli è rimasto. L'infanzia è qui. E allora rimasto. Accadde che io me ne andai e cominciai a fare la mia avventura. Diventai il piccolo grande Ulisse che poi sono diventato nella mia vita. Certo. Se mi consiglio. E questo lavoro me lo ha suggerito, è stato chiuso dolcemente in uno scrigno importantissimo, quello che mi disse il mio maestro, suggerendomi di andarmene. E lì, questo episodio l'ho ovviamente reso cinematografico, questo episodio... E quindi lo vedremo, questo lo episodio. Lo spunto, e allora, anche se al femminile. Allora perché... non voglio più sapere nulla, perché voglio vederlo... E voglio piangere. Però devo dire che ho trovato due grandi attrici che mi hanno detto di sì. Milena Vukotic, che è una signora del cinema. Per me è la signora del cinema. È la cosiddetta moglie di Fantozzi, ma che però di Fantozzi non c'ha proprio niente. Ma è perché è una brava attrice. Una grande attrice. Grande attrice. E l'altra attrice è Valentina Perrella, il caso vuole che sia mia figlia. Ma esatto, è una però attrice. È anche una grande attrice, è anche una grande doppiatrice. Assolutamente sì. Quindi... A tale riguardo mi fa piacere dire che ha avuto un successo strepitoso a Cannes per il doppiaggio di un film molto bello che si chiama Teo e Cleo, che è andato a Cannes, un successo strepitoso. Ma ecco, una cosa curiosa la voglio chiedere a te. Come mai e perché i doppiatori italiani, a parte che ce ne sono molti che non fanno nemmeno una girata di pellicola, come si suol dire dei miei tempi, ma sono considerati i più grandi doppiatori? Cioè ci sono veramente dei doppiatori che gli attori principali, specialmente americani, non vogliono nient'altro che quel doppiatore. Quando tu vuoi fare una lunga intervista sul doppiaggio italiano, noi siamo stata la prima nazione che ha cominciato. Noi abbiamo cominciato il doppiaggio. Gli altri hanno sempre mantenuto le lingue originali. Dei sottotitoli. Sì. Ma come mai i doppiatori italiani sono considerati i migliori al mondo? Ci sono... intanto perché... qui si è utilizzato molto il canto, che ha molto, cioè,
le storie poi sono, non sono solo quelle, ma partono da lontano per poi arrivare allo scopo. Qui c'è stato il bel canto, e il bel canto ha fatto la bella voce. Pensate a Rossini, tutte le educazioni di voci, i vocalizzi che faceva fare Rossini, non ti parlo di oggi. Beh, non a caso ancora oggi le opere sono le opere. Il canto è ancora qui. Tutto questo ha creato... I vari cantanti, scuola, specialmente dei paesi asiatici, vengono tutti a studiare in Italia. C'è nulla da fare. Ha creato tutto questo. È chiaro che ha creato i maestri che insegnavano ai cantanti, quindi l'ortofonia, foniatrici e così via. E ha creato i migliori, e i migliori hanno saputo tirar fuori, educare la voce ai grandi doppiatori. Poi parte il periodo del doppiaggio. Ma faremo in un'altra occasione una chiacchierata solo sul doppiaggio, perché io amo il doppiaggio, cioè nel senso che praticamente molti film stranieri, chiaramente, si valorizzano con i nostri doppiatori. Ci sono delle storie fantastiche, appunto. Per esempio il doppiaggio sotto il fascismo merita una puntata di 3 ore. Di 3 ore, non possiamo farla di 3 ore, però. No, voglio dire, faremo... dipende dalle curiosità che ci metti dentro. Certo, se ci certo. metti una serie di fatti veramente molto simpatici, certo, e importanti, che hanno fatto la storia del doppiaggio. Poi il doppiaggio è arrivato a un punto in cui tutte le belle voci si sono dovute trasformare in belle voci sporche, perché anche lì c'è un'arte, e c'è un film molto importante che fa parte della storia del cinema dove il doppiaggio italiano è cambiato, non più aulico, non più melodico, non fatto solo di fine dicitori, ma di un doppiaggio molto sporco, parla come mangi, insomma. Parla come mangi, se ti devo dire una parolaccia te la dico, ecco, questa è la... Allora, intanto vediamoci questi due documentari. Ma uno poi... è un documentario e l'altro è un cortometraggio. E l'altro è un cortometraggio. No, ma io in questo periodo sto facendo un po' di confusione. No, con ma le lo cose. Dico per il pubblico. Ma pure per il pubblico. Allora, intanto ci sono domani sera. Bene. Ma poi dove li replicherai? O l'uno o l'altro. A occhi chiusi credo che sia invitato in tutto il mondo, a occhi chiusi il mio documentario su Dante ogni festival lo sta prendendo, perché non tutti hanno la possibilità di celebrare Dante. Io che mi sono reso disponibile, mi rendo di carattere, esistono due tipi di persone al mondo, non è 3 o 4, no, 2, quelli disponibili e quelli non disponibili, il resto lo sappiamo. Quindi perché ad esempio c'è una mostra su Dante a Forlì, molto interessante. Sono stato a Forlì e ho visto la mostra su Dante, che è una delle più belle, ce l'ho tutta fotografata. Ecco, una mostra a Forlì, che è poi la mia ex città di adozione, dove io ho fatto il direttore di un giornale per 25 anni, quindi di conseguenza... Ma conoscerai questo mio amico giornalista che mi ha invitato adesso? Vabbè, Caruso forse, no, qualcun altro, insomma, vabbè. Io ho diverse conoscenze, allora, ringraziando il Dio. Solo questo, appunto, dunque, sono invitato a Forlì nell'anno della mostra di Piero della Francesca. Fui invitato e fu proiettato insieme a Pasolini, quindi fu invitato dal comune, dal sindaco di Forlì, e il mio cicerone è stato questo giornalista che ti elenco, ma la mia memoria comincia a... Oh, meno male che almeno due cose abbiamo in comune, la memoria. Va bene. Sì. Quando vuoi. Quindi lo facciamo. Aspetto il pubblico arianese. Sì. Arianese, aspettiamo il pubblico arianese domani sera. E poi magari vediamo se questo benedetto comune, che io, intervistando i ragazzi, parlando con un paio di ragazzi che hanno fatto un corto che si chiama The Box. L'ho sentito parlare. Allora, hanno tutti e due replicato la mancanza di, a parte della sala cinematografica o della sala teatrale o della mancanza di cultura, ma in realtà dopo questi 2 anni di pandemia la cultura è andata perdendo. Non attribuisco la colpa alla pandemia. No,
perdonatemi, credo di aver fatto in questo castello qui hai fatto tante una cose meravigliose. Su Piero della Francesca, e al di là di della mia personale amicizia che ho con parte degli arienesi, la parte ufficiale di questo comune all'epoca, non so, che manco lo voglio sapere, non me ne può fregare di meno chi c'è o chi non c'è. Ma guarda, ma siete cioè non tutti, ovvio. La cultura la fa chi ha volontà di farla, anche non essendo culto. No, certo, bisogna certo. Essere culti per fare... Anche, è come anche aprire un libro e leggere un libro. Vivere. Se uno non legge... Cos'è Ulisse? La conoscenza. Intanto, che cos'è, da che cosa è determinata la conoscenza? Dalla curiosità. Se non c'è questo, non ci sarà mai cultura. Allora, io spero di andare in paradiso, ma di vivere con quelli dell'inferno. Troverai me. Va bene, anche me. Va bene, grazie Alessandro, è stata una cosa piacevolissima, più lunga del solito, perché chiaramente, ma a noi non ci interessa, se vogliono ascolteranno fino alla fine, perché è piacevole poi alla fine ascoltare cose della cultura. Crediamo di dire cose più o meno importante, sì, certo, vabbè, noi a meno. Non è un, la mia non è un'intervista, perché adesso da giornalista sono in pensione, certo. E quindi sono più curioso di prima di sapere i pensieri, certo. Bene. Grazie. Prego. Ciao.